avevamo questo allevamento nella stalla tradizionale sotto casa. Poi, tramite padre di Fiorenza, si è comprato un po' di animali da lui e lì si è fatta l'evoluzione. Periodo duro era 40 anni fa, 50 anni fa. Oggi il lavoro della stalla è totalmente diverso perché le bestie non lavorano più, stanno solo in stalla, c'è da alimentarle e pulire la lettiera, basta. Quindi noi la mattina si viene in stalla alle 6, 6 e mezzo, fino alle 8 e mezzo è fatto tutto. Un lavoro che richiede attenzione e sacrificio perché gli animali mangiano tutti i giorni. Sabato, la domenica, il giorno di Natale. Sono passioni che vengono io dai 10 anni, ho fatto sempre questo. Quando ne comprai qui, era 4 ettari di terra, la casa è mia. Così, con 4 bestiarelli e basta, che non stavano liberi. Dopo cena si viene, questo è sicuro, perché o per vedere così in generale, se va tutto bene, o perché c'è qualche vitello piccolo. E la soddisfazione quale è? Quando il vitello nasce, che poi si mette lì vicino alla mamma, che prende la prima poppata. Perché il problema qual è il vitello? Nascono tutti bene, però c'è chi è un po' più debole, chi è più pigro, e quindi qualche volta c'è da accompagnarli alla mamma. Se uno l'accompagna alla mamma, che gli prende il capezzolo in bocca, è fatto e va tutto.